Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons parler de magasins et de professions. Pour le magasin, nous avons la charcuterie, la salumeria, la pâtisserie, la pasticceria, la boulangerie, la panetteria, la boucherie, la macelleria, l'épicerie, il mini market o il piccolo negozietto di paese, la poissonnerie, dove possiamo comprare il pesce, la crèmerie, il negozio di latticini, le supermarché, il supermercato, le magasin de fruits et légumes, il negozio di frutta e verdura, le magasin de vêtements. Ricordiamoci che magasin in generale significa negozio, vedete che è anche il titolo del file che stiamo guardando insieme. Poi nous avons le profession. Queste sono le professioni relative ai negozi che abbiamo appena letto insieme. Le charcutier, la charcutière. Il salumiere, la salumiera. Vedete che non solo metto una E per il femminile, ma apro la E che avrei al maschile, la prima E, ok? L'apro per rendere la parola al femminile leggibile. Le charcutier, la charcutière. Le pâtissier, la pâtissière. Il pasticcere, la pasticcera. Le boulanger, la boulangère. Il panettiere, la panettiera. Le boucher, la bouchère, il macellaio, la macellaia, l'épicier ou l'épicière, il commesso di mini market o la commessa di mini market, le poissonnier, la poissonnière, il pescivendolo o la pescivendola, le crémier, la crémière, l'addetto al negozio di latticini o l'addetta al negozio di latticini, le caissier, la caissière, il cassiere, la cassiera, le marchand de fruits et légumes, il fruttivendolo, le vendeur, la vendeuse, il commesso, la commessa.